Amici del canale, buona domenica e buongiorno Pasolino Juventus. Sono un po', diciamo, ancora che mi devo riprendere, dato ieri sono stato al ritrovo dei drughi, al torneo che si fa ogni anno, il Memorial di Mimmo, quindi sono rientrato stamattina alle 4, quindi sono ancora un po', diciamo, frastornato. Volevo darvi una notizia clamorosa riguardo il giornale La Stampa, abbiamo tutti La Stampa, il giornale di Torino, ha dato una notizia che sarebbe veramente una cosa, veramente ragazzi. Io alzo le mani perché poi sono tante notizie che negli ultimi giorni vengono messe, poi sono sempre, diciamo, che vanno valutate, vanno prese con le pinze, ma sembrerebbe che João Cancelo sarebbe un giocatore che si è proposto alla Juventus. Ragazzi, Cancelo non lo scopriamo di certo oggi, sappiamo che la Juve pecca a livello di terzini e penso che Cancelo sarebbe uno dei migliori che magari in una squadra si potesse avere. Quindi notizie da prendere con le pinze, ripeto. Vediamo se questa è una cosa veritiera oppure no. Certo, La Stampa è un giornale di Torino, sappiamo tutti che La Stampa è un ambiente molto, molto vicino alla Juventus, quindi vediamo che notizia è, se è una notizia da considerare o meno, però è un'indiscrezione che ho letto stamattina è che João Cancelo si sarebbe proposto alla Juventus. È un affare che si farà, è un affare che non si farà, questo lo vedremo col tempo, però. Già leggere una notizia del genere è comunque bello riportare e magari chi non l'ha fatto andare sulla stampa e leggere quest'ultima ora che hanno stampato. Quindi ragazzi, Cancelo Juve ci sarà un ennesimo matrimonio? Vi dico la verità. Magari, perché Cancelo è un giocatore soprattutto maturato rispetto al primo Cancelo che abbiamo avuto alla Juventus e oggi è uno dei migliori che si potesse prendere anche con l'Europeo, secondo me nel Portogallo è stato uno dei migliori. Quindi vediamo cosa succederà. Questa è una notizia mangiata dalla stampa, ma voglio fare le condoglianze a quelli della Gazzetta dello Sport che avevano dato premio in partenza. Come sempre, le cazzate della Gazzetta dello Sport per remare contro la Juventus non si smentiscono mai perché Bremer ha confermato sui suoi profili che anche l'anno prossimo rimarrà la Juventus. Detto questo, un bacio, una buona domenica e sempre fino alla fine.